Ragazzi, buon Godday e benvenuti nell'episodio extra di Pop in Playtime capitolo 2. Un episodio dove concluderemo questa avventura che per me è andata avanti più di un mese. Per voi è durata meno di un mese, ma io calcolate che mi sto portando il capitolo 2 di Pop in Playtime da prima di Natale. Quindi ci ho fatto tutte le feste di Natale, ci ho iniziato l'anno e ci ho finito gennaio. Quindi Pop in Playtime capitolo 2 rimarrà nel mio cuoricino godoso. E ne approfitto per ringraziare tutti voi per il grandissimo risultato degli episodi di Pop in Playtime capitolo 2, perché hanno fatto una marea di visual, avete messo un sacco di mi piace, abbiamo fatto anche un sacco di iscritti. Posso essere solamente soddisfatto e fiero e godoso di come sono andati gli episodi di Pop in Playtime capitolo 2. Sono felice che i gameplay al ritmo più costante vi stiano piacendo. Ne sono veramente felice, io mi diverto a farli, mi aiutano a equilibrare tutti gli altri video incredibili che succedono in questo luogo magico e spero che abbiate un pochettino di hype anche per i futuri gameplay che ci saranno sul canale. Oggi in questo episodio incredibile concluderemo tutte le cose che mi sono perso e mi avete detto che sono stato abbastanza bravo, perché ho praticamente preso tutti i trofei tranne uno. L'ultimo trofeo che ci manca è proprio il trofeo dorato del Caterpillar, del bruco peloso cattivo, che guarda caso si trovava proprio nel passaggio quello catalogato come difficile. Mi manca solamente un foglio di lore che dovrebbe trovarsi poco prima, c'ho tutto scritto sul telefono, ragazzi, vi vedete qui perché c'ho tutto scritto qua, che dovrebbe trovarsi poco prima del finale con Mummy Long Legs. Inutile dirvi tutti i link in descrizione di tutti i vari social, soprattutto sono attivo su Instagram e ovviamente se vi va iscrivetevi al canale per futuri video godosi. Scusate, mi devo abituare a farlo, ragazzi, non lo faccio mai, me l'avete detto pure voi che devo dire più spesso di iscriversi al canale e mettere mi piace, avete ragione, mi devo abituare anch'io. Uno di voi mi ha scritto su Instagram che mi sono perso una chicca di lore pazzesca nel finale del capitolo 2, nello specifico mi avete solo detto nella zona dove ci sono i Banzobanni. Quindi ipotizzo sia la zona dove c'era l'enigma dei Banzobanni prima di andare da Mummy Long Legs, quindi mi sono perso questa cosa qui. Mi avete confermato il fatto degli FPS, di questa cosa ne parleremo quando arriveremo ai mini Agiwaki. Le VHS le ho prese tutte, GG, le risentiremo tutte. L'ultima cosa che mi avete detto è che mi dovrei vedere qualche video di lore di Pop Playtime per avere proprio una infarinatura completa prima di andare nel capitolo 3. Non ho idea se mi darà i trofei, io penso dovrò riprenderli tutti i trofei, quindi sarà proprio una run completa. Questa è la seconda run di Pop Playtime capitolo 2 e niente, direi di partire. Quindi devo fare new game. Risentiamoci la intro. Io alzo un po' il volume. Eccola Mummy Long Legs. Ero terrorizzato quando l'ho visto la prima volta. With Playtime Code, you've patented elastic plastic. You can stretch. Se vendessero sti giocattoli me li comprerei tutti. The craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime. Ti ha spiegato tutta la lore del personaggio. What's the time? Questo è Poppy che ci sveglia. Wake up, samurai. Wake up. E rieccoci qui. Mamma mia, mamma mia. Ma lo sapete che mi mancava avere la manina rossa? La voglio vedere subito, ovviamente. Ah, ok, dobbiamo rifarli tutti, vero? Ah, ok, va bene. Ok, allora devo stare attento. Ovviamente ragazzi adesso io me lo rigioco tutto, ho circa 2 ore e mezza per finirlo tutto. Vi salterò la maggior parte del capitolo, ragazzi, c'è l'intera blind run sul canale. Vi farò vedere le parti più salienti, quindi ci vediamo tra poco con la prima VHS, statuette e tutte le cose di lore che vi volevo dire. Ci vediamo tra poco appena arriviamo nell'ufficio di Ludwig. Ovviamente ragazzi anche i cartelloni sonori sono tutti quanti nella run, quindi potete andarvi a ritrovare tutti gli episodi. Eccoci qua, allora, questa è la chiave per l'ufficio di Ludwig. Eccoci qua ragazzi, apriamo subito quella, prendiamo Daisy, VHS e foglietto. Allora, questo sicuramente è uno di quei è un giocattolo che poi non è stato mai fatto, è una farfallina che probabilmente avrà a che fare con i giocattoli che si trovano nel magazzino. C'è una chicca su Daisy che si trova nel capitolo 2, nel trailer del capitolo 2, il primo, perché lei doveva essere il giocattolo di Musical Memory, poi hanno messo Banzobanni e mi avete proprio linkato un video che spiega come Daisy prima era considerata il vecchio Banzobanni. Ok, allora dobbiamo vedere.
era una nota che parlava del ratto, di uno dei primi esperimenti con questo topo che l'hanno ammazzato e l'hanno praticamente fatto risorgere con questo poppy flower, che quindi è questo fiore mistico che a quanto pare ha le capacità di far risorgere, in questo caso un topo, ma può essere una persona. È confermato praticamente che loro facevano esperimenti di fatto con questi orfani. Ora, il motivo io di fatto non lo so ancora. Cioè, perché facevano esperimenti sugli orfani? Perché prendevano gli orfani, li ammazzavano, li facevano risorgere e li facevano diventare giocattoli? Mi avete confermato che gli orfani diventavano giocattoli. Però sì, però io ho ancora dubbi, nel senso, perché facevano questo? E soprattutto, nel primo episodio io giravo molto sul fatto di Poppy, perché era importante, di Ludwig e bla bla bla, e mi avete confermato che il motivo per il quale Poppy è speciale, e questa cosa la spiegano proprio in questa videocassetta dicevano che Ludwig a un certo punto ha avuto una morte in famiglia, e da lì poi lui è partito, boom, molto più carico per quanto riguarda tutta questa industria di giocattoli, e voi mi avete giustamente confermato la perdita che lui ha avuto è di sua figlia. E poi sua figlia, tramite di fatto questo Poppy Flower, ed è anche per questo che il giocattolo si chiama Poppy, è diventata la Poppy che noi incontriamo qui. Quindi la Poppy che incontriamo qui, il motivo per il quale diciamo com'è strana, è speciale, sembra viva, sembra una bambina, è perché di fatto è la bambina di Ludwig. Quindi il motivo per il quale Ludwig si è concentrato di più in questo mondo di giocattoli e tutte queste cose belle, era perché era soddisfatto di aver fatto un esperimento e di aver riportato in vita la figlia. È per questo che questa nota qui, 814, dice se fosse fatta su qualcosa di più grande di un topo potrebbe andar bene. Per questo l'ha scritta Elliot questa cosa. E lui considerava proprio di farlo su sua figlia. Questo è quello che ho capito e che vagamente mi avete confermato. Ora, però, rimane la domanda sul fatto dei giocattoli. Perché questi ragazzini diventavano giocattoli? Perché facevano gli esperimenti? Perché vendevano di più giocattoli vivi? Non lo so, questo è ancora un mistero. Come è un mistero anche Mummy Longlegs. Chi è questa Mummy Longlegs? È una donna che lavorava qui, l'hanno fatta diventare Mummy Longlegs? Perché era affettuosa coi bambini, quindi hanno pensato è una mamma? La facciamo diventare Mummy Longlegs? Non lo so, ci sono un sacco di dubbi incredibili. Però almeno la conferma di Poppy l'abbiamo capita. E niente, ok, vediamoci di nuovo la videocassetta. Elliot Ludwig, biografia di lei. E ora in questa biografia sentiremo proprio le parole di Ludwig che spiegano questa cosa qui. Quindi direi di sentirla. Eccoci qua. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... A tragic loss, non ti dice chi è morto, poteva essere una figlia, un figlio, una moglie, capito? Quindi poi questa informazione che è proprio una bambina, capito? Per questo non avevo collegato i due punti, perché sinceramente che Poppy fosse particolare, che lui ci tenesse, per carità, che la teneva tutto nella custodia, però se avesse detto una figlia, era fatto, però una tragic loss potrebbe essere qualsiasi cosa. Comunque, poi mi pare che ho preso tutto, quindi foglio, cassetta e Daisy, mi pare che possiamo andare avanti. Ok, andiamo incontro a Poppy, eccola. Le uniche cose che ancora mi sono susse nei confronti di Poppy sono, primo, perché ci tradisce sul finale, ma soprattutto perché cambia così tanto personalità nel finale. Perché nel finale lei ci tradisce, oltre a tradirci, cambia personalità completamente. Ok. Vedi, mi batte le manine. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Vedi, ci ringrazia che l'abbiamo liberata. E dice che dobbiamo andare alla game station per scappare. E lei c'ha il codice. Eccola. Quindi il motivo per il quale è che lei è per... Qui non mi pare che ci siano segreti di sus. No. Don't you wanna come with me? You're making me sad. Non l'avevo sentita.
questo dialogo, se mi allontano mi dice è triste perché non vuole, pensa che non vogliamo andare con lei. Ok, no, tranquilla, tranquilla. Perché lei ci tradisce sul finale? Perché lei cambia così tanto personalità? A meno che non gli fa qualcosa Mami Long Legs. Eccola là. Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Assurda, Poppy, che personaggio mistico, veramente. Niente, ci rivediamo davanti a Mami Long Legs. Eccoci qua. Adesso Poppy verrà rapita da Mami Long Legs. Vediamo un po'. Listen, I'm going to need you to trust me. Dice semplicemente ti devi fidare di me. Sta cosa del tubo è fighissima. Eccolo qua. Si muovevano per i tubi qua. Per quanto era grosso sto posto. Questo ragazzi io ho un hype per il capitolo 3 che voi non avete idea. E poi c'è questa cosa qui. Allora, Elliot, noi siamo passati per il tubo del capo di questo posto incredibile. Poi abbiamo Stella Graeber, che è quella della VHS rosa del primo capitolo. Poi abbiamo Liffie, che è il guardiano. E poi abbiamo questo, Eddie, che non so chi sia. Questo non me l'avete detto chi è. Forse un personaggio secondario? Di Eddie non mi avete detto niente. Quindi, boh, non lo so chi sia Eddie. E poi qui ce n'è uno vuoto. E niente, per dirvi, quindi... Interessante, veramente intrigante. Ora, ci vediamo da Mami. È bello fare gli enigmi quando te li ricordi. È passata una settimana, ma ce l'ho ancora a mente fresca. Comparirà Mami, che sarà non amichevole. Non è amichevole per niente nei nostri confronti. E un dialogo interessante lo dice quando affronteremo il terzo gioco, perché lei è come se ci riconoscesse. E... Oh. No, non c'è modo di fregarla. Non c'è modo di fregarla. Guardala. Mommy. È diretta terrorizzata, non parla. Lei vuole che giochiamo, certo. Come vecchi tempi. Ah, guarda, gli ha bloccato la bocca, ecco perché non parla, gli ha messo la ragnatela. Ok. Non l'avevo vista. Bacetto? La cosa divertente è che lei fin da subito ci dice devi fare i giochi, io ti darò i codici, se non obbedirai farai una brutta fine, ti divorerò, ti dilanierò, ti farò a pezzi. E noi questa cosa non obbediremo, perché nel terzo gioco, quello col bruco cattivo, è fatto per farci ammazzare. Noi non possiamo scappare, noi freghiamo il gioco perché scappiamo da una vetrata e lei si arrabbia e ci inseguirà fino alla fine. Questo è veramente inquietante. Cioè, se ci fosse il giocattolo lo comprerei, però lo terrei imbustato da qualche parte. Questa è la Game Station dove c'è Mami, che di fatto era l'unico giocattolo che stava con i bambini, perché avevamo sentito una VHS, quella rossa se non sbaglio, che diceva proprio che lei aveva un buon rapporto con i bambini e un pessimo con gli scienziati. Vabbè, questi li conosciamo tutti ormai. Eccoci qua. Allora, qui voglio dire subito una cosa che mi avete confermato, non sono impazzito io. Quando in alcuni episodi vedevo che qui cambiavano i giocattoli appesi, è perché in base a quale gioco facciamo... Mami Longlegs, che ci sta lassù, uccide il giocattolo che fallisce nel compito di eliminare noi. Quindi quando noi facciamo Musical Memory, qui compare il Banzo Bunny morto. Quando noi facciamo Yagi Wagi, qui verranno appesi gli Yagi Wagi che non ci hanno fatto fuori. Ora mi chiedo, ammazzerà pure il bruco? Il bruco non l'ho visto al cadavere. Allora, il trenino stava qua. Eccolo. E lì sopra c'è il trofeo del prototype, pure quello è una cosa mistica. Eccolo. Aspetta, mi sa che è lui. Eccolo, preso, ok. Sul fattore prototype non so niente e continua a essere una delle entità più strane, perché così, cioè, non è un giocattolo, capito? Non lo so, misteri incredibili. Comunque, andiamo da Banzo Bunny. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella. Ed eccoci arrivati nella stanza della creazione della manina verde. Ora, qui mi pare che c'era una videocassetta verde, che ci sentiamo subito. E poi vi salto tutto il procedimento di creazione della manina, perché tanto ragazzi l'avete visto nella run. Però questa ce la risentiamo insieme. Fammi leggere, mi devo leggere. Green and Tutorial, ok.
Green Hell. Ma quindi in ogni capitolo c'è una mano nuova. Sarebbe fighissimo. Usa il grappac responsabilmente. Vabbè. Ragazzi, a sto punto ci vediamo davanti a Banzo Bunny. E rieccoci qua. Mi era mancato? A me no, per niente. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. Ecco, qui mi avete detto che all'inizio c'era Daisy, non Banzo Bunny. Bunzo mi fa ridere. Will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. T'ammazza. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Già, lo so That's bene. All. Good luck. E poi quindi io mi chiedo, ma quindi Banzo Bunny è vivo? Cioè anche lui è un bambino? Una piovra, sembra. Mommy hasn't seen the Mommy can only imagine how excited Banzo must be. It's been such a long time since he's been able to play. To eat. Ah, to eat, questa infame. Certo, è tanto tempo che non gioca e non mangia. Sta infame. Ma quindi anche tu sei vivo? Guarda che simpatico. È vivo anche lui, vedi? Certo, io non mi so immaginare Daisy al posto di quello. Vabbè, poi lo vedrò nel video. Allora, io vi faccio vedere il primo try, poi mi taglio se mai, se ci crepo. Rosso, giallo. Red, yellow, red, green. La prima andata. Round 2. Vai. Red, yellow. Red, yellow, violet. Ok. Ma quindi cambia ogni po'. Non è mai. White. Non è mai uguale, ogni volta cambiano. White, yellow. Yeah. White, yellow, violet. White, yellow, violet, orange. Questa orange. White, yellow, violet, orange, violet. Ok, non ma... Ok, pensavo di essermi sbagliato alla fine. Ok, round 4. Questo è più difficile. Perché ti confonde. È un infame perché ti confonde da dietro. Ecco, ho sbagliato, vedi. White. Blue game, orange.
flight by. Oddio, non mi ricordo l'ultimo. Non me lo ricordo l'ultimo. Ah, il pi greco. Alla fine, mannaggia l'ultimo. L'ultimo è un infame perché ti mette blu e ti mette il colore diverso, quindi tu ti confondi, no? Sembra il finale davanti a un altro, non so che devi dire. Sembra il gioco finale davanti a un altro che devi dire il contrario. No, vedi che cambia ogni volta, vabbè. Mannaggia a me che mi sbaglio. Oh, quando parlo niente, oh, devo star zitto. Ok, ce l'ho fatta. Dai, avevo vinto, ragazzi, ho sbagliato alla fine, quindi dai. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code. Look up. A parte quanto... Però la cosa divertente è che, se voi ci pensate, lei ci vuole morti in tutti i modi, fin dall'inizio. Anche questo gioco era fatto per ammazzarci, lei ovviamente non vuole che noi andiamo via. Mommy was hoping the game could last a little longer. È una doppiata incredibile. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Guarda come va via al contrario. Assurda. Di fatto la difficoltà massima è perché noi dobbiamo morire in ogni gioco. E che noi nel primo ci salviamo perché mandiamo in crash il sistema. Forse il secondo è l'unico che facciamo veramente. Il terzo noi dovremmo morire perché non c'è la strada è bloccata, noi scappiamo, no? Di fatto rimane il mio preferito questo dei tre, perché quello dei mini anghi, se fosse durato di meno l'avrei apprezzato di più, dura troppo secondo me. L'ultimo mi ha fatto veramente cagare, quello dell'ombricone non mi è piaciuto per niente. Cioè, gli urli che ci sono quando finisce un gioco e quando mamma ammazza in modalità berserk i giocattoli. Quindi adesso lei ha ammazzato Banzo Bunny perché ha fallito e lo appenderà come un salame lì. Oh, ed eccoci qua. Questa forse è la mia zona preferita del gioco. Io, ragazzi, nell'episodio 3 o 4, non mi ricordo, ci ho passato più di 40 minuti qua dentro a leggere tutte queste cose. E più o meno mi sa che le ho lette tutte. E Owen the Owen, ragazzi, me lo porterei via. Owen the Owen, bellissimo. Questa cosa dei giocattoli è bellissima. Tra l'altro, questo sembra arrabbiato, è quello... No, ok, è uguale. Qui in realtà c'è solamente il trofeo di Banzo Bunny, che è un po' stupido, che però non lo puoi prendere da qua, Cioè, vabbè. Forse lo devono mettere più in alto per farlo sembrare un po' più... Ok, questa che videocassetta era? Era la Security Cam Rich. Security... Era un tizio della sicurezza. Ah... Vabbè, sus. Well, finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened very carefully. My words must have really inspired him to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of misfit toys! Lui è arrabbiato perché l'hanno declassato e sta di fatto in un posto terribile in mezzo a giocattoli morti e abbandonati. Quindi lui si sente abbandonato forse? Non lo so, insomma, comunque è bello arrabbiato il nostro amico. Comunque mi chiedo come fa a fare le ragnatele, Mamino Glex. Cioè, sta cosa, cioè i giocattoli erano pure proprietà degli animali? O forse questa non è ragnatela, è plastica che sembra una ragnatela? Perché come fa lei a produrre ragnatele se non è un ragno? Cioè, lei sembra un ragno perché elastica, si muove tutta strana, no? Però, boh, misteri sus. Oh, eccola qua, questa è la cosa che vi dicevo prima. Vedete, questo non c'era prima. Questo è il Banzo Bunny di questo gioco qui, che lei ammazza e lo appende qui come trofeo. Quello è il Banzo Bunny di poco fa. Questo me l'avete praticamente confermato voi. Lei sta sempre lassù. Ora, quando noi faremo Waka Waki, i Waka Waki verranno appesi lì. Però mi chiedo, se ammazza sti due, perché non ammazza pure lui che mi sta così antipatico, questo brutto bruco?
Per un attimo pensavo che la voce di registrata qui che ti introduce i giochi fosse Mammy Long Legs, però poi c'hanno due voci diverse, quindi insomma non può essere. Allora, eccoci qui all'inferno. Questo è in assoluto il gioco. No, questo è un gioco intermezzo. Ripeto, il peggio secondo me è il terzo. Il terzo non riesco a farlo piacere in nessun modo. Sarà che avevo la febbre, è tutto sangue. Avevo la febbre quando non giocai, però non mi ha lasciato un bel ricordo il terzo gioco. Qui devo dire una piccola cosa per quanto riguarda gli FPS e vi metterò in descrizione, se me lo ricordo, il link di un video di un ragazzo che spiega proprio questo problema qui che ha Pop Verità in capitolo 2 per quanto riguarda gli FPS. Praticamente questa boss fight, chiamiamola, dei mini Agiwagi e il finale con Mammy Long Legs hanno un problema di FPS, vi spiego. Io la prima run l'ho giocata con il frame rate a 72. Praticamente se tu lo tieni sotto i 72, quindi tra 60 e 30, le tue manine vanno più lentamente rispetto ai mini Agiwagi e Mammy Long Legs. Mi riferisco al finale, solo quando lei ti insegue. Quindi che succede? Che tu muori prima, nel senso è questo. Nel finale, ragazzi, io perché sono morto di fatto un paio di volte? Perché quando mi appendevo per scappare da Mammy Long Legs nel finale, avendoci il frame rate a 72, che di fatto è una via di mezzo, è sia tendente a vincere ma anche a perdere, lei mi ciullava da subito. Però poi di fatto, tenendola a 72, io al terzo tentativo ci sono riuscito. Forse per un secondo, però di fatto è partito e lei non mi ha più inseguito. Però se io lo tengo a 60-30, muori praticamente sempre. Non riesci a prendere in tempo questi maledetti Agiwagi e nel finale Mammy ti ciula da dietro. E questa cosa è spiegata in quel video. Vedi, il primo la mente, questo le reazioni del corpo. Vedi? Will be provided to you for this test. Ok. Around you are 18 sizable holes. 18 buchi. An adorable huggy wall. Adorable Agiwagi. The game. That's all. Good luck. Vedete che non c'ho voglia per niente di fare questo qui. Lei ci dice che questi Miyagi Wagi sono fatti in modo tale da non ferire i bambini. Però, sta cosa è un po' sus. Ah, ecco che vi stavo dicendo. Nei commenti di quel video c'era scritto, un ragazzo aveva scritto che c'è esiste un modo per buggare questo gioco. Però non ho idea di come si faccia. Praticamente c'è un modo per buggarlo, però non so come. Cioè, è tipo un pattern che se tu fai, questi infami escono solo da una parte. Non so, però, c'era, l'aveva scritto più di un ragazzo nei commenti di quel video, però io non ho assolutamente idea di come si faccia e preferisco non farlo perché già ci moriremo un paio di volte. Perché poi c'è un altro problema in sto gioco, il fatto che io non li riesco a prendere bene in testa. Ecco, mi si sta accartorciando il mouse, quindi mi sa che abbiamo perso. Ah no, questo l'ho preso. Ah, mo li prendo tutti. Ai, mi sa che siamo morti. Non li vedo più. Abbiamo perso. Ah, abbiamo perso. No, dai. No. Abbiamo perso. Primo try! Dai! Sì, sei orgogliosa di me, infatti, però non speravi mi sbranassero. È il peggiore, eh. Sad. È terrificante. Lei a me piace tantissimo come villain. Cioè, mi piace veramente tanto. È doppiata in maniera incredibile. Ha una voce assurda. Si muove in maniera assurda. È incredibile. Mi piace veramente tantissimo. Vorrei veramente saperne di più di lei. Cioè, di fatto lei è stata abbandonata qui, quindi ce l'ha con noi, perché lei ci riconosce. Nel terzo gioco ci dirà, tu lavoravi qui. Quindi forse lei si ricorda di noi. No? Poi dice, ah, come volevo che questo gioco durasse di più, così rimaniamo più tempo insieme. Potresti rimanere per sempre qui. Non ho capito se questo gioco è a tempo, oppure ne devi prendere un numero specifico di Agiwagi. Comunque, primo try. Che è proprio super GG.
Eccola qua, abbiamo preso il trofeo di Kissimissi. Ecco, questo è proprio l'esempio lampante di che vi dicevo prima. Nel finale di Mummy Long Legs, se non hai frame rate abbastanza alto, tu questa cosa non la puoi fare. E muori malissimo. Lo stesso suono di quando ha ammazzato Banzo Bunny, ma a sto giro ha ammazzato tutti gli Yagiwagi, che poi vi chiedo come ha fatto a ammazzarli tutti. Qui eccola qua. Qui ragazzi vi ricordo quanto mi sono spaventato nell'episodio di Kissimissi, perché vi giuro sembrava Yagiwagi. Dico ecco fatto, invece eccola qua. Io mi chiedo, perché lei è buona? Cioè lei di fatto è l'unico giocattolo buono? Lei ci aiuta, vedi? Cioè, dopo il tradimento di Poppy mi aspetto qualsiasi cosa, quindi mi aspetto che anche lei magari diventi cattiva. Poi perché si trova qui lei? Vabbè, i misteri incredibili. Questo era quello che si spaventava perché aveva visto dei giocattoli mostruosi. Eccolo qua. Quindi è spaventato perché ha visto un giocattolo gigante che camminava. I'm reaching for the thing. And the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Non tutti, secondo me, qui dentro sapevano dell'esistenza dei giocattoli giganti. Quelli che lavorano più esternamente alla fabbrica forse non erano a conoscenza del fatto che ci sono dei giocattoli giganti e soprattutto che facevano esperimenti sui bambini. Quindi questo tizio si è ritrovato il millepiedi gigante e diceva, oh mio Dio, è una creatura mostruosa. È vero che è una creatura mostruosa. E il Lit Pierre, perché quello era Lit Pierre, quello che parlava probabilmente, diceva, no, non è vero, stai dicendo un sacco di bugie, non può esistere una cosa del genere. Noi qui creiamo giocattoli, non creiamo mostri. Questa frase è incredibile. Ciao Barry, buon viaggio. Buon viaggio Barry. E poi cade nell'oblio. Uno dei migliori personaggi del gioco, ragazzi, lo ricordiamoci, ragazzi, il carrellino Barry. Eccoci arrivati. Ecco, là sono tutti gli Yagiwagi morti, però sono solo tre in realtà, non è che sono tanti. Però, diciamo, ne ha ammazzati tre. Forse ne ha ammazzati tutti e ne ha appesi tre come monito, però. Però mi chiedo perché il terzo non lo ammazzi. Secondo me ammazza pure il terzo, che non so dove è il cadavere suo. Questo è il gioco che in assoluto non mi piace per niente. Ora, magari rifarlo con voi mi fa cambiare idea, però non mi piace. Non mi piace lui come giocattolo, lo trovo veramente inquietante, orribile. E il gioco non mi piace. Quindi questo è proprio un insieme di cose che proprio mi disgusta. Magari cambierò idea, però per adesso non sono molto felice di questo gioco. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance. In questo qui troveremo l'ultimo statuetta dorata che mi ero scordato nella prima run. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Vedi, loro i bambini mi vedevano come una mamma. You were, vedi? Lei non ci perdona, è come se incolpasse quasi noi che lei è stata abbandonata qui, capito? Allora, concentriamoci, proviamo a fare questo gioco. Thank you.
prendiamo almeno il trofeo. Tanto siamo morti. Siamo morti. Ah, mi ha ammazzato da fuori, ok. Ok, veramente un gioco che non riesco a fare piacere. Ok, adesso sentiremo Mammy arrabbiarsi veramente tanto perché noi di fatto abbiamo barato in questo gioco orribile. Quindi ciao ciao, orribile coso. Senti, senti. Dice, il gioco è finito, hai vinto, torna tranquillamente che mamma ti darà il codice. Sì, ciao. Senti, ci dice, guarda che hai vinto, torna indietro. Senti quanto è arrabbiato, torna indietro. Ecco, questa è una cosa fighissima. Quindi esisteva il Daddy Long Legs. Si sta arrabbiando tantissimo, ha detto che appena ti troverò ti farà pezzi. Io mi chiedo, ma esiste il Daddy Long Legs e il Baby Long Legs? La Family Long Legs. Ah, che carino. Allora, questi mi pare che li abbiamo letti tutti. Questo è quello del topo, l'abbiamo detto prima. Questi... Ah, ok, erano i risultati dei bambini dei giochi. Sì, ok, questi li abbiamo letti. Allora, qui, se non sbaglio... C'era il commento di quel ragazzo che mi ha detto che mi sono perso una chicca di lore, ok, nella cosa del Banzo Bunny, che ipotizzo sia questa qui. Ok, questo è il foglio che dice che Mammy Long Legs è problematica, però con i bambini è tranquilla, e per questo sarà messa insieme ai bambini, proprio perché viene vista come una figura materna, e invece è ostile con gli scienziati, chissà perché, mi chiedo io. Questa è la penultima. Jimmy, your work as Playtime Co's chief marketing officer skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Of course, you don't realize this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom! Questo è quello che fa il commercio dei giocattoli. Mommy! Mommy. Did Elliot do this way back with Poppy? I guess I kind of... Blue! Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. Playtime Co. should be known for. It's not toys. It's marketing. Cioè lui è quello, è il genio del marketing di questo posto incredibile. Giustamente dice, ma mettere determinate lettere, mettere determinati colori, mettere determinate caratteristiche a giocattoli e metterle nel loro nome, li fa vendere di più. Insomma, ha capito tutta la vita questo. Eccolo qua. Ah, ma ne possiamo prendere più di uno? Tanti Banzo Bunny, posso collezionarli? Quanti ne posso prendere? Però io non capisco qual è la chicca di lore che mi diceva il ragazzo. La stanza dell'enigma dei Banzo Bunny, a meno che quello di Musical Memory, però mi pare veramente strano che quello di Musical Memory. Una chicca qui. Cioè, volendo ragazzi, c'ho la foto, però volevo dire se tante volte la capivo. Allora, due cose. Primo, letteralmente ti arrivano i Banzo Bunny addosso, quindi questo enigma, vabbè, è questa la chicca? Quindi quell'infame è vivo. Fammi vedere la foto. Quindi mi sono perso questa chicca, praticamente sono dei peli blu insanguinati che portano là dentro. Quindi Huggy Wuggy è ancora vivo. Quindi quell'infame quando è cascato si è salvato, si è retto in qualche tubo. Fammi vedere se tante volte si vede qualcosa dentro, ma non penso. Ed è scappato lì. Quindi lui è caduto qua dentro, ha continuato a sbattere la testa, insomma, tutto, è tutto sangue. E lui è scappato via. Beh, ragazzi, se non me lo dicevate, questa non l'avrei mai scoperta. Quindi Huggy Wuggy è ancora vivo, mi sa. E sarà ancora più arrabbiato di prima, secondo me, perché l'abbiamo pure ferito. Quanti ne posso raccogliere sti cose? Vabbè, una marea. Ve li regalo a tutti quanti. Facciamo un contest e vi regalo i Banzo Bunny. Ringrazio il ragazzo che mi ha scritto il commento su Instagram. Sinceramente non ci sarei mai arrivato a vedere questo dettaglio. La zona dell'acqua. Vabbè.
Ah, questa pure è un'altra cosa misteriosa. Qui vedete che ci stanno, come vedere, tutte. Siamo un ospedale qui dentro. Qui ci facevamo gli esperimenti, secondo me. Facile, probabilmente. Cassetta, che è la rossa, la penultima. Big Spider, questa è quella su Mummy Long Legs. Ok. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged... The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist. And that if they did, quote, we would already be dead anyway. End quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please. Please, carry on with your jobs. Questa è quella che mi fa più ridere, perché dice, è un tizio che si lamenta del fatto che la gente dice che c'è un ragno gigante e giustamente è terrorizzato da lavorare qui. E lui dice: non esistono ragni così grandi, continuate a lavorare. Comunque tranquilli, manderemo una squadra speciale a cercarla. E poi fa pure la battuta: se esistessero ragni così grandi sareste tutti morti. Infatti adesso noi sprofonderemo nella parte finale del gioco. 3, 2, 1, eccoci qui. Eccoci qua, abbiamo preso praticamente tutto. Ci manca un foglio che dovrebbe essere in questa zona qui, e l'ultimo trofeo che prenderemo adesso. E abbiamo fatto tutto. Direi di rigoderci l'arrivo di Mummy Long Legs, che mi fece veramente sentir male. Eccola qua. Ah, non posso. Ah, ma non posso andare via. Then sick. Sick. È completamente impazzita lei. Adesso giocheremo noi al gioco finale. Chissà che succede se non scendi in tempo prima del conto. Allora, qui mi sono perso un foglio, però non ho idea dove sia. Quindi mannaggia, dobbiamo esplorare bene bene bene. Con un foglietto ci siamo persi. Li abbiamo collezionati tutti. Mi ritengo soddisfatto. Bello, 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 sono contento. Però ci siamo pure nel 3 queste achievement avrei. Ah, eccolo! Oh, ok, eccolo l'ultimo. Questa cosa deve essere un completo segreto. Questo progetto, questo deve essere conosciuto solamente a quelli di alta autorità, diciamo. Insomma, hai fatto un buon lavoro, ti diamo $100,000. Insomma, consigliamo di prenderti anche l'equipaggiamento per l'evacuazione. Ah! Quindi, di fatto, noi sappiamo che è successo qualche cosa. È da lì che i giocattoli sono impazziti. Quindi forse questo foglio ci vuole far capire che sapevano che forse i giocattoli sarebbero impazziti. Nonostante tutto questo caos, tu continui a lavorare, più soldi ti diamo, va bene? Ok, quindi questo è un foglio dedicato a... forse a quello che fa il commercio. Rosso, blu, verde, giallo. Ok. Ora lei ci inseguirà e noi dobbiamo scappare da qui, sperando che non ci mangi. Questo è il primo, diciamo, inseguimento dei due prima di quello finale. Eccola. 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 Completamente impazzito ormai. Adoro che quando è in questa modalità di pura pazzia. Ah, vedi, tra l'altro ci ha chiuso la porta, non possiamo andare con la ragnatela. Fa solamente versi, fa come Akiwa, quindi fa solo versi, urla di dolore. Chissà che sta soffrendo, boh, non lo so. Però se fa urla di dolore, grugnisce, fa versi assurdi. Io pensavo che questo fosse il finale di Mummy Long Legs, bruciata viva. Invece tranquillamente le passa nelle fiamme quando ci insegue nella parte finale, come se niente fosse. Eccolo qua. È incredibile come cambia, raga, l'esperienza. Una volta ero terrorizzato. Anzi che non ci cuoce lei. Eccola, guarda.
godiamoci quest'ultimo inseguimento. Ora qui, come vi accennavo prima, c'è sempre il fattore degli FPS, e se mi ricordo metto quel video in descrizione che vi fa vedere proprio l'esempio di Mummy Long Legs, quindi la differenza in base ai frame rate che metti, però se li metti bassi ti ciula subito. Noi dovremmo farcela questa volta. Ok, vai. Però che strana sta cosa che se non ce l'hai, cioè, vai. Guarda, in mezzo al fuoco. Allora, vediamo un po' se a 72 livello ci sono riuscito l'altra volta. A 72. Sì, ok, funziona. Ok, ok. Ok. Lei ci insegue da qua dietro, poi vi faccio vedere. Setting 72. Ok. Quindi sì, a 72 si fa tranquillamente. Ora lei ci immagino esca da lì, no? Ok. A 72 si fa tranquillamente. Però immagino che se lo fai sotto i 72 diventa veramente difficile. Come appunto diceva quel ragazzo nel video. Non mi sono messo a fare test, però insomma, ne fa talmente tanti lui che. Ora lei ci inseguirà perché è uscito da quel buco. Guarda quanto è arrabbiata, guarda, guarda come piove, guarda come piove. E qui c'è la fine di Mamma, perché lei vedi proprio si scaglia sulla macchina. No, che su. Posso dire che sono felice di nuovo. È la stessa cosa che è successa nell'altro episodio extra del primo capitolo, quando ho aspettato a buttare vabbè, ma riparti da qui, vabbè, proprio vabbè. Addirittura ti fanno riparti da qui, quindi questo è un checkpoint. Vabbè, ho scoperto che questo è un checkpoint. Vabbè, ma è finita, che non mi. Vabbè, fa niente. L'hanno fatta apposta per me, perché sanno che io mi diverto a fare queste cose. Nel primo capitolo io sono morto per vedere appunto se Aki Wogi uccidesse. Se tu ci metti un po' troppo a lanciargli la scatola, Mummy Long Legs giustamente ti ammazza. Ma si libera il braccio e ti uccide malissimo. Va bene. L'opzione che ho trovato è il braccio di Carlo Magno. Si trova a circa 60. Si è attivata Siri. Siri, non è il momento, Gioia. Siri, buona Siri, via. Mi si è attivata Siri, scusa. Buona mia donna. Dice, perché mi hai fatto questo? Mi hai fatto diventare parte di lui. E poi compare il prototype. Beh, questa cosa fa impazzire. Vedi, non ci possiamo avvicinare più di così. Guardalo. Gigantesco. Sembra un osso quello. Sembra un vero osso. E se la porta via. Di lui non sappiamo niente del prototype. A parte che è il giocattolo più intelligente di tutti, che gli piace uccidere. Però è veramente particolare lui. Vorrei saperne veramente di più di lui. A parte queste due videocassette che sentiamo alla fine del primo capitolo e del secondo. Log code 08502 in relation experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. Sì, qua racconta che è uscito. Seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer. Troppo intelligente. Ha creato un laser per confondere la camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Vedi, intelligente violenza. Will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, how do you want it? Remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience.
End of log. Poi fa il paragone con Wagyu perché insomma lui dice esperimenti come il Prototype devono essere sigillati e non, insomma, non creati mai più perché appunto sono troppo intelligenti, sono malvagi e fanno, è difficile contenerli. Invece esperimenti come Huggy Wuggy sono obbedienti e sono abbastanza intelligenti. Risentendo questo, quando lui dice, certo dice, è il giocattolo più intelligente, superiore anche a tutti gli altri esperimenti che abbiamo fatto. Quindi mi chiedo, ci hanno fatto un quiz di intelligenza, hanno visto che lui aveva magari un'intelligenza superiore agli altri orfani e hanno detto, ah ok, allora ti faremo diventare The Prototype, quindi giocattolo assurdo. Perché altrimenti, perché è così intelligente? Cioè, gli hanno fatto esperimenti per renderlo ancora più intelligente? Se mai uscirà un giorno, un aggiornamento per il capitolo 2 dove mettono i sottotitoli come è successo per il primo, magari in futuro ci potremmo rifare una partita tipo questa dove lo rigioco tutto in una mattinata e ci leggiamo tutti i sottotitoli e magari becchiamo tutti gli indizi che ci siamo persi. Questi erano gli ultimi due fogli, ma avevamo letto nella run. Questo era quello delle finestre per ingannare i bambini, se me lo ricordo, e questo era le regole, che le regole che devono rispettare gli scienziati che devono guardare con Mami Long Legs e rispettare gli orari dei bambini. Questa è una cosa strana, perché adesso Poppy l'è cambiata completamente. Non è più la Poppy di prima, quindi c'è un'altra Poppy, magari. Perché sei diversa da prima? Vedi? Ci chiede subito se l'abbiamo ammazzata. Magari ci sono due Poppy, quindi sono due Poppy fatte con, diciamo, corpo, anima o quel che è. Anche se anima, vabbè. Della figlia di Ludwig. Perché questa Poppy è completamente diversa. O è traumatizzata da quello che ha subito da Mami Long Legs. Questa è una cosa intrigante. Dato che Mami Long Legs sapeva che noi lavoravamo qua, forse ha detto a Poppy che noi lavoravamo qui e quindi che siamo degli infami anche noi. Che noi c'entriamo con gli esperimenti e tutto. E questa ha detto, ah, quindi non mi hai salvato perché sei buono. Se pensava che noi fossimo delle brave persone, magari adesso Poppy ci incolpa a noi. Magari come se noi fossimo la causa di tutti gli esperimenti, capito? Quindi ci posso credere perché Poppy è cambiata. Forse perché Mami gli ha detto qualche cosa. Quindi lei pensava noi fossimo delle brave persone e invece siamo degli infami, non siamo delle brave persone. Forse pure per questo che non ci vediamo di corpo, perché magari c'è qualche colpo di scena sulla nostra, no, beh, sulla nostra presenza qui. Non lo so, molte sus idee. Adesso noi pensiamo, ah, tra l'altro ce ne andiamo finalmente da questo posto infernale, anche se non abbiamo risolto niente. E invece Poppy ci tradisce, ci manda in quello che ipotizzo sia il luogo del prossimo capitolo, il capitolo 3, Playcare, che se non sbaglio era il luogo dove i bambini erano riportati dopo aver giocato. Venivano portati alla Game Station e poi venivano portati a Playcare, che immagino lo dormivano. Dai Poppy, parlaci un po'. Ecco Poppy. Ecco, mi hai salvato. Sei perfetto. Ecco fatto, vedi? Non ci fa scappare. Non ho incontrato nessuno con te. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? E poi scompare. Vai a capire se qualcuno la rapisce di nuovo, se l'ha viene attaccata. Di fatto lei ci dice, tu sei perfetto, io ho pensato a un piano tutto questo tempo mentre ero in quella specie di scatola, perché se Poppy sa che noi collaboravamo nel creare questi esperimenti, forse ci vuole far ammazzare in maniera truculenta. Ecco. E qua finisce la nostra avventura. Però non siamo morti, penso. Quasi però. E così finisce la nostra avventura. E ti fanno leggere le Playcare. Vabbè, questa è una finezza molto bella. Ripeto, io sono veramente contento di aver potuto giocare questa serie di gameplay su Poppy Playtime. Spero che il capitolo 3 sia il continuo di questa storia, quindi ci sarà magari capitolo 4 o 5. So che esiste una specie di spin-off di Poppy Playtime che si chiama Poppy Playtime, non mi ricordo come, dove è praticamente un gioco multiplayer, però non so se lo porterò sinceramente sul canale, ragazzi. Cioè, da quelle poche immagini che ho visto sembra che tipo tu scappi e i mostri ti inseguono, però in gruppo, quindi potrebbe essere un'idea carina, magari in futuro potrei portare un episodio
però per adesso insomma non credo lo porterò. La Mob Entertainment è il gruppo che lavora dietro la serie di popolarità, mi piace veramente tanto, è un gruppo che potrebbe regalarci delle perle in futuro. Hanno già detto, se non sbaglio, che faranno anche altri giochi in futuro diversi da Pop Play Time, quindi si allontaneranno da Pop per poi tornarci in futuro. E però ripeto, ho fiducia in questo gruppo, spero non si rovini col tempo, insomma troppe case di sviluppo sono rovinate nel tempo. Io ho una voglia di toccare qui, ma ho il terrore che ci sia qualche spoiler, quindi non lo tocco New Toys perché magari qualche giocattolo incredibile. Ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito tutta la serie di Pop Priorità in capitolo 2, vi ringrazio ancora per tutte le visualizzazioni, mi piace, le condivisioni, come dico sempre, pochi ma buoni, che mi avete fatto sotto alcuni episodi, soprattutto su Instagram. Questo video dovrebbe uscire per fine gennaio. Noi ci dovremmo vedere nel primo episodio delle reaction, che sono le review-on, ma da oggi in poi si chiameranno reaction, quindi torneranno le reaction, ce ne saranno poche, perché non voglio fare l'errore delle review del passato che facevo le review su qualche cosa e poi quella cosa non lo giocavo, non lo vedevo e non lo leggevo, quindi non serviva a niente. Sicuramente ci sarà un episodio delle reaction su Pop Up Time capitolo 3. Ragazzi, tutti i link in descrizione, se vi va iscrivetevi per avere più godo e godere, perché se non vi iscrivete al canale ragazzi non godete, godete fino a un certo punto ma col godo pum al massimo, fidatevi di me. Ragazzi, vi ringrazio, un abbraccio godoso e noi ci vediamo probabilmente con il capitolo 3 di Pop Up Time. Un abbraccio e ci vediamo la prossima volta.